Ciao ragazzi, qui è Total Cards. Scusate subito la postazione, ma purtroppo oggi va così. E sono qua con l'apertura di una card veramente stupenda, autografata. E iniziamo subito andando dentro il Prima video. però ragazzi volevo mostrarvi qualche mia card autografata in generale perché non penso di avervele fatte mai vedere, se non qualche mio video. Qui abbiamo Gabriel Jesus del Manchester City, questa carta se non sbaglio l'ho vinta all'asta, una cifra compresa tra le 25-30 euro, comunque anche abbastanza poco. Molto carina di un giocatore comunque veramente forte, attaccante nazionale brasiliana adesso dell'Arsenal, veramente non male. Poi qua abbiamo Hakan Çalhanoğlu dell'Inter che adesso è un altro giocatore completamente, questa carta numerata score. Questa carta ha anche il suo modesto valore perché comunque è del primo set score, infatti anche se ci sono tante autografi di Çalhanoğlu, pochi ce ne sono di questo set che è veramente veramente molto carino il primo set score, secondo me è il migliore. Poi qua abbiamo Edin Dzeko dell'Inter, numerata 001 di 199, quindi è la prima in assoluto. Mi piace pensare nella mia testa che questa è la prima card firmata dal Cigno di Sarajevo, però non sarà così. Comunque molto interessante. Poi qua abbiamo Luis Alberto della Lazio, Tops Merlin, molto molto carina, questa è una delle prime che ho preso. Abbiamo Lightning Strike Obsidian del Cucho Cambiasso, anche questa carta molto carina, numerata anche 105 di 149. E poi per finire qua abbiamo Nuno Mendes del set Tops Deco 70 di 99, che questo giocatore è veramente molto forte ed è destinato, secondo me, a diventare uno dei migliori terzini. E poi, ragazzi, per finire, vabbè, lo penso che lo sappiate già, la mia card migliore che è in one touch, autografo di Robert Lewandowski. Questa carta, secondo me, me l'ha invidiata in parecchi, è veramente stupenda, numerata 039, se non sbaglio, sì, di 150, anche se la numerazione è alta. Io questa carta non avrei mai intenzione di venderla perché comunque è Robert Lewandowski, uno dei migliori attaccanti degli ultimi 15 anni. È incredibile questa carta, è stupenda ragazzi, nulla nulla da dire. Niente ragazzi, adesso andiamo con l'apertura del pacco che ci Ragazzi, arriva. Ecco qui la carta, penso che la possiate ammirare tutti, ma adesso la vediamo subito con ed occhi eccola diversi. qui, ragazzi, la card autografata da Javier Zanetti. Questa card è veramente spettacolare, si aggiunge alla collezione di top autografate con Dzeko, Lewandowski, Chala, Nuno Mendes. Questa card è bellissima, ragazzi. La metto qua per farvela ammirare un attimo. È veramente stupenda e poi come potete vedere ragazzi questa card ha la maglia del triplete, quindi quando l'Inter ha vinto il triplete, quindi Coppa Italia, Scudetto e Champions League, come vedete la medaglia del triplete, autografo autentico di Javier Zanetti, questa carta del set Topps Chrome, stupenda ragazzi, veramente poco da dire, questa card è incredibile, questo è il retro vintage stupendo di questa carta che è anche in ottime condizioni. Non mi ricordo quanto l'ho pagata, mi sembra più o meno tra i 40 e i 50 euro, ma ne vale assolutamente la pena. Poi soprattutto io che ragazzi sono interista, quindi questo è anche il mio capitano, Javier Zanetti. Sono veramente soddisfatto di aver trovato questa carta, ma in generale avrei sfruttato questa offerta anche se fosse stato del Piero Maldini, perché a prescindere dalla squadra che tifiamo sono leggende e credo che, non dico che si debba collezionarle per forza, ma se c'è l'opportunità, perché non sfruttarla? E questa è Javier Zanetti. Nulla ragazzi, per questo video è tutto. Noi ci vediamo ad un prossimo video dove speriamo magari trovarla una carta come Zanetti in un altro video. Niente ragazzi, ciao ragazzi, ci vediamo ad un prossimo video.